Focus è un progetto volto a presentare alla maggior parte degli agricoltori possibili in pianura padana quelle che sono un pochettino le nostre soluzioni per quanto riguarda la coltivazione del mais. È un campo un po' diverso dai soliti che vengono fatti in questo periodo, dagli eventi che vengono fatti in questo periodo che si limitano a far vedere le novità della genetica, magari semplicemente della difesa, ma prende in considerazione un argomento. L'argomento di questo campus appunto è l'irrigazione e la gestione dell'acqua. A livello Syngenta per noi è molto importante, il discorso viene considerato estremamente importante, la gestione dell'acqua, perché sarà uno dei problemi principali che avremo nei prossimi anni. E sappiamo che la gestione dell'acqua non è solamente un fattore di irrigazione, è fatto composto da diversi elementi, da diversi mattoni. Primo fra questi è un discorso legato al discorso della genetica, e per questa ragione da alcuni anni è partito un progetto che si chiama Progetto Artesian a livello mondiale per quanto riguarda la programmazione dell'attività di genetica di Syngenta, che è volto ad individuare degli ibridi con la massima efficienza idrica. Gli ibridi che saranno contraddistinti dal marchio, chiamiamolo così, del brand Artesian, non sono per noi limitativo considerare degli ibridi rustici, perché l'ibrido rustico lo associamo normalmente a un prodotto che resiste molto alle situazioni di stress, alle situazioni difficili, ma normalmente sono prodotti limitati da un punto di vista della produzione. L'ibrido Artesian invece è un ibrido con pieni potenziali produttivi, sono ibridi che se c'è da fare i 180 quintali a ettaro arrivano tranquillamente con i migliori prodotti attualmente in commercio, i nostri della concorrenza, però limitano i cali produttivi nel momento in cui la disponibilità dell'acqua sia inferiore a quella ottimale. Gli ibridi Artesian sono ibridi con massimo potenziale produttivo e maggiore efficienza idrica. Come facciamo ad arrivare a definire un ibrido Artesian? Allora, l'ibrido Artesian, per diventare Artesian un ibrido deve andare incontro a un processo particolare che prevede due fasi ben distinte. La prima è una fase di miglioramento genetico, nel quale vengono individuati degli ibridi con particolare tolleranza allo stress idrico utilizzando una tecnica molto moderna che si chiama marcatori molecolari. Si basa praticamente su un'elaborazione di un numero sterminato di dati della ricerca di Syngenta che ha messo in correlazione la mappatura, le caratteristiche del DNA degli ibridi che avevano una particolare tolleranza allo stress idrico. E si è individuati, sono individuati alcuni loci, alcuni punti che si chiamano QTL in termini tecnici americani, che corrispondono a una particolare tolleranza allo stress idrico. Adesso la selezione genetica viene quindi orientata e vengono ricercati questi punti caratterizzanti l'ibrido e vengono utilizzati per individuare l'ibrido Artesian. Però l'aspetto della genetica non è solo legato appunto a un discorso di individuazione degli ibridi con questo sistema, con questa tecnologia moderna, deve essere anche verificato in campo. Per fare questo, per diventare ibrido Artesian, quindi questi ibridi devono dimostrare di avere nel loro DNA effettivamente questa capacità di tolleranza allo stress idrico, anche in campagna, e vengono sottoposti a una prova triennale. I primi due anni vengono fatti esclusivamente in prove parcellari in cui si comincia a fare una scrematura, una preselezione degli ibridi. I migliori 3, 4 a seconda degli anni, vengono poi all'ultimo anno verificati anche in condizioni di pieno campo e qual è la verifica a cui vengono sottoposti. Questi ibridi vengono coltivati con tre regimi irrigui. Il primo è un regime di irrigazione normale, come quello che viene fatto normalmente, quindi possiamo considerare 100% di disponibilità idrica. In una seconda situazione cominciamo a mandare gli ibridi in stress idrico nella fase di riempimento, quindi praticamente togliamo l'acqua nel momento immediatamente successivo alla fioritura, in modo che la fioritura avvenga normalmente, ma la fase di riempimento avvenga in condizioni di stress, e nella situazione più estrema l'acqua viene già tolta prima della fioritura. Quindi questo per verificare come si comportano in queste condizioni di stress, in due momenti fondamentali, la fioritura e il riempimento. Il concetto di fondo, perché noi non vogliamo, questi ibridi non sono sempre mais, non si tratta di cactus, non si tratta di sorghi, per cui non dobbiamo andare, sono dei prodotti che hanno una maggiore tolleranza allo stress idrico, ma non dobbiamo mandarli in stress estremo. Per questa ragione utilizziamo una serie di tecnologie che si basano su delle sonde che monitorano il livello di umidità presente nel terreno e ci permettono di evitare di mandare uno stress eccessivo al mais, perché questo comprometterebbe il buon risultato della prova. Per quanto riguarda la difesa della pianta, possiamo sempre mantenerci con il leitmotiv che abbiamo utilizzato in questi campus, che è quello della gestione dell'acqua. Abbiamo detto che la gestione dell'acqua è fatta di ibridi, di irrigazione, ma ci sono altre componenti estremamente importanti che si legano proprio al discorso della difesa della coltura. Per esempio, il diserbo di preemergenza. Noi sappiamo che in un'annata con limitata riserva idrica, se noi facciamo un diserbo di post-emergenza, lasciamo inerbire il terreno, queste malerbe che si sviluppano nelle prime fasi di sviluppo della coltura arrivano a portare via fino a 65-70 mm di equivalente di pioggia. Cioè vuol dire praticamente che le malerbe si portano via due irrigazioni.
ci rendiamo conto che questo contribuisce a depauperare quindi la riserva idrica della coltura e mettere in condizioni di stress il mais. Quindi noi diciamo in queste condizioni qua chiudiamo fin da subito il rubinetto con un prodotto tipo Lumax, che è un disolvente di prima emergenza, che per efficacia, per selettività ormai possiamo considerare come punto di riferimento assoluto nella maiscoltura italiana, quindi cominciamo a fare pulito fin da subito per limitare questi danni. In secondo luogo, appunto, c'è anche un discorso: noi abbiamo delle piante da difendere, se seminiamo, se facciamo una semina per gestire bene l'acqua, cioè normalmente cerchiamo di anticipare le semine. Anticipare le semine cosa vuol dire? Vuol dire avere comunque la coltura esposta dagli attacchi fungini, attacchi di insetti, per più lungo, per un tempo più lungo. Per questa ragione, appunto, bisogna proteggere bene fin da subito il seme, quindi con una linea di concianti efficaci. Celesto ormai è diventato praticamente riferimento della concia del mais, la quasi totalità dei mais commerciati è conciata con il fungicida Celeste, e allo stesso modo è diventato il punto di riferimento per quanto riguarda il trattamento del geoinsetticida il prodotto Force, che si è caratterizzato come tolleranza, come efficacia nei confronti dei principali insetti terricoli, come mi riferisco alle lateridi e con dosi consone anche all'effetto della diabrotica, si sono caratterizzati come prodotti principali. La coltura poi va mantenuta, va protetta, abbiamo bisogno di tenerla pulita anche successivamente dal contrasto delle infestanti. Da 2 anni abbiamo lanciato un prodotto pronto per il controllo delle infestanti in post-emergenza che si chiama Lumisc. Abbiamo visto che oltre al discorso di efficacia ha un discorso di selettività decisamente superiore a quella che è la miscela estemporanea che può essere fatta nelle singole situazioni utilizzando prodotti graminicidi e ticotiledonicidi, per poi finire con un ultimo trattamento, con il trattamento contro la piraglide, che è un problema endemico della pianura padana che ogni anno diventa più pressante per il discorso delle micotossine e quant'altro. E in questo caso noi abbiamo messo a punto un prodotto, che siamo al secondo anno di commercializzazione, che si chiama Ampligo, che ha dimostrato di avere la massima efficacia nei confronti della lotta della piraglide, perché si basa sull'azione di 2 principi attivi differenti. Un prodotto piretroide, quindi con effetto battente, che elimina le larve e gli insetti di piraglide presenti sulla coltura nel momento, e un prodotto ovicida larvicida che consente di ampliare l'epoca di intervento per questo tipo di prodotto, perché è un'azione che comincia fin da subito e ha anche un certo controllo nelle fasi successive al momento ottimale per il trattamento, quando il piretroide comincerebbe a avere un'efficacia molto più limitata. Infatti si chiama Ampligo questo prodotto per dare l'idea di questo ampliamento della finestra di intervento.